Aspettavamo veramente da settimane questa settimana, la Trading Week, che allora si è aperta poco fa e adesso entriamo davvero nel vivo. Ricordo che da questo momento, anzi, o meglio, dalle 9 dal nostro live fino alla chiusura dei mercati, avremo tantissimi interventi, tantissimi ospiti, traders, analisti finanziari, operatori del settore che ci racconteranno un po' la loro view sui mercati e questo per tutta la settimana, quindi davvero sarà un appuntamento molto ricco. Poi troverete anche dei contributi, soprattutto delle nostre tavole rotonde sempre a disposizione sui nostri canali online, quindi potrete rivedere quello che eventualmente vi perderete. Aspettiamo anche i vostri messaggi, state già cominciando a scrivere, ci ringraziate per questa iniziativa, ma insomma ne faremo tante altre, quindi questa è solo la prima. E, allora io saluto subito i miei ospiti, che sono ospiti che solitamente il lunedì parlano con me e con voi, e ho cercato di raggrupparli un po' tutti nella prima tavola rotonda, come detto dal titolo Italia post-Covid-19, mercati e notizie sempre più distanti, è quello che ci chiediamo ogni settimana, ma oggi lo faremo ancora di più. Allora, li saluto nell'ordine. Sante Leone, ben trovato, bentornato Sante. Come li hai già chiamati tu gli altri ospiti, adesso li saluto pure io. Sergio Piovini, buongiorno. Buongiorno a Nicola Para. Eccoli qui tutti e quattro. Gianluca Braguzzi, ben trovato anche a te. Perfetto. Allora, intanto mentre vi guardiamo, dobbiamo alzare un po' più l'audio, magari parlate un po' più a voce alta, ma insomma, poi adesso vediamo se è tutto ok. Io li sentivo in auricolare, quindi penso che i nostri telespettatori sentano, in caso fateci sapere. Comunque, magari parliamo un po' più a voce alta. Dicevo, li avete visti tutti e quattro, loro saranno i primi anche che risponderanno alle vostre domande. Allora, intanto chiedo una prima domanda per tutti che rompe un po' il ghiaccio. Partiamo da Sante Leone, la tua view sui mercati. Allora, settimana che chiude il mese di luglio, che apre il mese di agosto, ovviamente un mese dai volumi sottili come da tradizione, una settimana però che sia a livello macroeconomico, a livello di agenda è molto intensa, molto calda, peraltro farà anche caldo da un punto di vista meteorologico, quindi insomma avremo di che soffrire, Sante. Assolutamente, qui infatti qui siamo a 36 gradi oggi, non ci manca nulla. E niente, la settimana che si è appena conclusa è stata una settimana molto importante, innanzitutto perché vede, secondo me, parlo del FTSE MIB, comincio da casa nostra, così magari poi ci Sì. diversifichiamo anche sui vari strumenti, perché vede un picco a 21.125 che abbiamo raggiunto nella seduta di martedì. E che a mio parere è stata una di quelle che chiamiamo trappole per tori, perché il superamento di 21.000 punti ha determinato un cambiamento di opinione in moltissimi trader che pensavano che ormai si fosse girato tutto al rialzo e che ormai non avremmo più visto situazioni di tipo negativo. Così non è stato perché la candela di martedì è stata una candela di inversione, abbiamo rivisto i 20.000 punti, adesso ci siamo sopra e quindi la settimana che adesso invece va a cominciare è una settimana secondo me che sfrutterà lo scaricamento degli indicatori, degli oscillatori che si è verificato nel corso della settimana scorsa e che potrebbe quindi preludere a una nuova ripartenza verso, vedremo. Non so se posso già condividere ora o se No, rimaniamo. aspetta un secondo, prima facciamo proprio Perfetto, una prima facciamo solamente un carrellata. cappello Sì, iniziale. esatto, poi Perfetto. dopo E andiamo a quindi dice: vedere. Sì. sì, perfetto. E quindi secondo me adesso potrebbe essere un buon punto di ripartenza. I sistemi si sono messi long stamattina, per cui credo che possiamo avere questa ultima settimana di luglio come una settimana di rimbalzo. Poi se sarà gatto morto o no, lo staremo a vedere. Va bene, allora intanto c'è anche il messaggio di Alessandro da Seregno, dice anch'io non potevo mancare, ottima iniziativa, la Trading Week vi guarderò con vivo interesse, buon lavoro, grazie, grazie mille a chi ci sta scrivendo. Allora Sergio Piovini, ecco anche per te una piccola introduzione sulla tua view, insomma sulla settimana. Sicuramente, Emanuela. Io vedo una view comunque di possibile debolezza in arrivo, non sarà eventualmente immediata, ma lo Standard Poor's 500 ha rotto verso l'alto una resistenza importante in area 3.233, però poi si è rimangiato sul finale
la rottura della resistenza, per cui mi dà un falso segnale rialzista e questo l'ho visto soprattutto anche su tutti gli altri mercati principali. Abbiamo visto sul DAX, l'abbiamo visto sul FTSE MIB ed anche altri mercati che seguo. Per cui mi aspetto, dopo comunque forte rialzi che abbiamo visto dai minimi di marzo, mi aspetto una possibile debolezza in arrivo che entro certi limiti comunque potrebbe essere un'ulteriore occasione d'acquisto. Ok, allora debolezza secondo Sergio Piovini. Nicola Para, lascio a te la stessa cosa, la stessa introduzione. Allora, Manuela, cercherò di essere veloce così lascio più spazio ai colleghi, visto che poi magari parleremo anche del tema distanza fra dati macro Certo, e e come no? mercati. Questo è interessantissimo. Poi vista la settimana ricca di dati macro, insomma. Immagino ce ne sia parecchio da dire, quindi cercherò di dare una view generale veloce e saluto i colleghi visto che non l'ho fatto prima. Allora, condivido con voi velocemente dei valori che ho condiviso anche settimana scorsa con i miei corsisti, Sì. al di sotto dei quali questo mercato long da 4 mesi, sugli indici siamo long da i minimi di marzo e per adesso la situazione rimane la stessa, quindi nonostante l'affaticamento dell'ultimo periodo rimaniamo comunque impostati al rialzo. Ci sono però dei valori che indico sui future di settembre che non devono assolutamente essere oltrepassati al ribasso per non, così da non generare negatività di breve periodo. Sul Nasdaq 10.360 punti, sull'S&P 500 3.190, sul DAX 12.008 e sull'Eurostoxx 3.325 punti. Lui è l'unico ad essere finito già al di sotto, diciamo, del valore chiave, del valore spartiacque. Sì. Quindi massima attenzione a questi livelli perché venerdì c'è stato un tentativo di attacco, di rottura di questo importante livello sensibile di supporto. Vedremo questa settimana con un mercato tipicamente estivo cosa accadrà. Bene, abbiamo già cominciato anche a dare dei livelli, quindi vedete, prendete carta e penna, anzi, se poi volete avere delle specifiche in più sull'analisi, siamo qui anche per questo, oltre a fare tutte le riflessioni intorno al titolo della nostra tavola rotonda. Allora, Gianluca Braguzzi, visto che insomma con te analizziamo fin da subito i market mover, cominciamo ad addentrarci in quelli che sono, a quelle che sono le notizie che dobbiamo tenere ben, come dire, monitorate in questi giorni che arrivano, ma che poi sono le notizie che ci portiamo dietro da un po'. Insomma, tua view di mercati, come gli altri. Allora, io di mercati l'hanno espressa molto bene i colleghi, nel senso che la tendenza di fondo rimane al rialzo, però è anche vero che gli ultimi segnali hanno mostrato l'ipotesi di un cedimento. Tu parlavi prima di volumi sottili e sappiamo bene che i volumi sottili si prestano poi a delle accelerazioni che possono essere in un senso o nell'altro. Siamo su dei punti di equilibrio. L'ultimo collega ha parlato giustamente di un livello critico dell'S&P 500 molto vicino, io addirittura ce l'ho proprio sulla chiusura di venerdì, poco sotto 3.202, è chiaro che in America ci vuole la doppia chiusura, quindi quel 3.190 di cui parlava mi vede completamente d'accordo. Se riesce a tenere l'S&P 500 penso che potremmo avere un agosto un po' più rilassato, viceversa l'S&P 500 lo vedo un po' come driver anche per tutti gli altri. Teniamo conto che a livello probabilistico per luglio i mercati, le aree tipiche sia il rialzo in quest'ultimo periodo fino a 10 giorni fa, una settimana fa, sia il ribasso ad inizio mese le hanno già viste e quindi effettivamente questa settimana potrebbe anche essere abbastanza in range, però è un range vicino ai livelli critici, quindi poi solo a fine mese avremo un po' più le idee chiare su quello che ci aspetta in agosto. Ok, quindi dobbiamo aspettare ancora un po'. Ok, allora visto che, e poi dopo torniamo sulle domande più generali. Allora, Sergio Piovini, arrivo da Scusa te. Manuela, Sì, se chiude sotto quel livello che abbiamo detto in due dell'S&P 500, anticipa il ribasso, cioè, quello rimane certo. critico.
Ok, quello rimane critico, ecco, abbiamo già un po' di spunti operativi come vedete per poi addentrarci ancora di più. Sergio, vengo da te perché ovviamente il collegamento sorge spontaneo, noi partiamo sempre con le tue analisi dall'S&P 500, il faro dei mercati azionari, andiamo a vederlo magari condividendo subito il tuo schermo, ecco, cerchiamo di fare degli interventi più veloci, ovviamente senza tralasciare le cose importanti, così diamo voce a tutti e quattro e anche a messaggi che adesso comincio a raccogliere perché stanno arrivando numerosi dei nostri amici. Allora, Sergio, S&P 500, grafico e se sei d'accordo naturalmente con quello che ha detto Gianluca. Sì, allora ti condivido lo schermo, Manuela, e Sì. andiamo a vedere subito. Io ho una view comunque rispetto ai colleghi che è un po' più di medio termine, direi, quindi guardo dei supporti un po' più lontani. Per me il supporto più interessante da andare ad osservare un po' più in basso è in area 3115, ma ripeto, è una differenza solamente di operatività, per cui un'operatività più breve guarda supporto più vicino, un'operatività più media, mettiamola come termine temporale, guarda supporti un po' più lontani. Per me invece il supporto critico più vicino da osservare e che mi farà scattare degli segnali d'allarme è in area 3115, un po' più in basso rispetto a quello che hanno detto i colleghi, che è sostanzialmente il minimo del 9 luglio. Da quel punto di vista andrà ad interrompersi quella sequenza di candele di minimi e massimi crescenti e lì quindi avrò il mio segnale d'allarme per una possibile continuazione della debolezza in arrivo e sul medio termine il supporto più importante appena sotto area 3000 e lì potrebbe infrangersi dal mio punto di vista quello che è il trend che sta durando da 4 mesi, che è partito dal minimo del 23 marzo 2020. Comunque finora il trend è assolutamente a rialzo, abbiamo questo falso segnale rialzista dovuto alla rottura della resistenza in area 3233, che però se l'è rimangiato, e quindi questo è un falso segnale delle implicazioni ribassiste comunque nel medio periodo. Questo lo dovremo verificare nei prossimi giorni. Va bene, allora Sante, invece con te, visto che teniamo d'occhio anche quello che sta succedendo sull'Europa, le borse europee hanno aperto oggi in territorio negativo, tiene meglio Piazza Affari. Allora partiamo, se vuoi, con te, sempre condividendo le tue analisi dal FTSE MIB, per capire in questa prima parte della settimana. Peraltro arriviamo fino a mercoledì, quando poi la situazione potrebbe cambiare ulteriormente perché succede sempre, ma insomma c'è la Fed e poi giovedì e venerdì i dati macro. Così poi ci buttiamo sul ragionamento delle notizie, dati macro e mercati, insomma se stanno andando tutti per binari paralleli o se si incrociano in qualche modo. Allora, Sante. Sì, condivido lo schermo e mi dici cortesemente quando lo vedi. Va bene, adesso vedo gli altri tuoi colleghi, adesso vedo il tuo schermo, perfetto. Perfetto. E allora, per completare un attimino il discorso sull'S&P 500, volevo aprire una piccola parentesi perché è veramente interessante questa cosa. Presumo, e i colleghi me ne daranno sicuramente conferma, che nel momento in cui sono andati a individuare questo livello 3190, 3100, 3202 e così via, abbiano fatto delle analisi su non di brevissimo, no? Ma almeno di medio, confermate? Sì, per Confermate, quanto mi riguarda, perfetto. sì. Allora, Perfetto. Allora, volevo ok. farvi vedere una cosa interessantissima. Tu sai, Manuela, che io faccio normalmente delle analisi a 3-4 giorni massimo, in modo da Sì. individuare non solo i livelli chiave che poi facciamo e analizziamo quando facciamo delle analisi di più ampio respiro, ma mi vado ad analizzare per ogni giorno due livelli, un livello sotto il quale la tendenza diventa ribassista e un livello durante il quale, superato il quale, la tendenza diventa invece rialzista. E allora voglio farvi vedere per oggi questo numeretto qui che indico con il mouse, che è il livello al quale l'S&P 500 oggi cambierebbe la view rialzista in ribassista, 3188,50. Quindi questo significa, ecco, questa convergenza di analisi sul medio e sul lungo periodo, sul breve periodo, mi fa sorridere perché mi conforta sul fatto che molte volte questi numeri convergono verso dei numeri particolari, dei numeri aurei, oserei dire, che vanno tenuti d'occhio. Quindi quel 3190 teniamolo d'occhio già oggi, perché una rottura oggi di questo livello per me significherebbe un segnale, almeno di breve, un segnale short sull'S&P 500. Detto questo,
Sì. Vogliamo andare a vedere casa nostra prima? Sì, vabbè, allora a questo punto sento anche se vogliono aggiungere qualcosa Nicola e Gianluca su quello, anche se poi eravamo partiti proprio da Gianluca. Nicola, vuoi aggiungere qualcosa? E poi andiamo a casa nostra e cominciamo a analizzare le notizie e i dati macro. Ma brevemente, Manuela, il 3190 diciamo che è poi breve, Allora, medio periodo intanto scusami, sono. Sante, sì, l'ha già disattivato. Perfetto, adesso possiamo andare da Nicola. Prego, Nicola, sì. Sì, dicevo che il 3190 lo confermo assolutamente e, come dicevo anche prima, chiaramente poi la terminologia breve, brevissimo, medio periodo diventa un po' anche soggettiva. Se devo dare valori su un orizzonte temporale un po' più, diciamo, ampio, un po' più, un orizzonte temporale più lungo, più medio, lungo periodo, addirittura, io lo definirei medio periodo, devo andare a, monitorare dei valori che sono per me al di sotto dei 3.000 punti, lo diceva anche il collega, se magari nel breve periodo sotto 3.190 c'è negatività, che può durare qualche giorno, arriva un mercato più ribassista che potrebbe accelerare velocemente. Se devo guardare un orizzonte di medio periodo, vado addirittura a poter indicare magari dei valori di guardia in area 2950. Quindi Sì. ecco che se magari sotto quel livello di breve periodo la tendenza diventa short, però nel medio periodo sono ben più lontani i valori che dobbiamo superare al ribasso per preoccuparci ulteriormente anche su orizzonti più ampi. Ok, va bene. Gianluca, vuoi aggiungere qualcosa ancora in ultima battuta? Poi ripeto, facciamo un passo avanti. Ma condivido quello che hai appena detto. In un orizzonte più ampio cominciamo ad avere debolezza un po' sopra il suo 2,950, a me viene un 2,990, ma la logica più o meno, anzi la logica è la stessa. Sì, ok. Allora Sante, torno da te, appunto, possiamo anche andare a vedere graficamente il nostro indice, però a questo punto cominciamo anche a introdurre gli altri spunti che abbiamo voluto peraltro mettere in questa domanda del titolo della nostra tavola rotonda, cioè mercati, notizie sono sempre più distanti. Guardate, poi ironia della sorte, poco fa tra le notizie che stanno arrivando, tra i cosiddetti flash di agenzia, me ne è arrivata una che recita i mercati più forti della politica, cioè inseriamo anche ovviamente le notizie politiche che arrivano sia dall'Europa che dall'Italia stessa, con tutto il tema del coronavirus e tutti gli accorgimenti che i vari governi stanno portando avanti in questo momento. Insomma, quindi vedete che è sempre forte questa sensazione che i mercati vadano un po' per una loro direzione rispetto a tutto quello che ci circonda. Allora, Sante, sta facendo questo il FTSE MIB, così almeno vediamo anche la tua analisi, e poi però un ragionamento più macro con te. Allora, il FTSE MIB secondo me sta facendo il capolino sui 20.000 punti perché ha individuato questo supporto come uno spartiacque tra la ripartenza e invece la prosecuzione di questa mini tendenza ribassista che è cominciata 4 sedute fa. Per cui il ribasso che c'è stato della settimana scorsa ha determinato ovviamente una situazione di supporto che viene ben fotografata, come qui vedete, dai miei oscillatori che da qui a mercoledì prevedono un rimbalzo dell'ordine di circa 1,7-1,8%, che partiamo da questo livello per arrivare nella seduta di mercoledì in area 1,5-1,8% da questi livelli qui. E è importante per oggi. Sì? E questo, come ho anticipato precedentemente, Ecco ha Sante, scusami, io determinato. mi inserisco anche con le riflessioni che arrivano da casa, giustamente, siccome la settimana del trading vuole anche riuscire a chiarire delle nozioni, piuttosto che anche di come si intendono, no, certi aspetti. Per esempio, un amico dice: "Buongiorno, sarebbe opportuno chiarire sempre cosa si intende per breve, medio, lungo periodo in giorni, altrimenti si rischia di non comprendere." Esatto. Ecco, Sante, prego, così almeno vedete che approfondiamo ancora di più anche cose che apparentemente sembrano scontate, ma non lo sono. Sì, benissimo, la domanda è molto pertinente. Come dico sempre tutti i lunedì e come chi mi segue sa ormai da tempo,
Il mio breve periodo è inteso da qui a 4 giorni, quindi vedete qui nella parte sinistra di questa tabella c'è la situazione di oggi, quella di domani, quella di mercoledì e quella massimo di giovedì. Le mie tendenze, le mie analisi si riferiscono a un orizzonte temporale massimo di 4 giorni, cioè oggi più 3. Quindi per quanto riguarda il livello di cui parlavamo prima, già scattato un segnale long per la seduta di oggi a 20.000 alla rottura di 20.030 punti, quindi 20.035 i nostri sistemi e io stesso sono entrato long sul nostro indice FIB, mentre il livello al quale avremo un reverse short oggi è 19.850 punti. Sotto questo livello avremmo una tendenza verso i supporti, che sarebbero soltanto 2, 19.755 e 19.575, ben individuati da una estensione massima del ribasso che dovrebbe essere intorno ai 19.660 punti, quindi nel mezzo di questi due supporti. Tendenza per il momento ribassista che dobbiamo escludere, perché avevamo detto prima che a 20.035 il segnale è long. Vediamo quindi quali possono essere i target, i punti di approdo di questo movimento che è cominciato qualche minuto fa. Il primo target era fissato a 20.060, ci siamo in questo momento, proprio adesso il FIB sta battendo questo valore. Il successivo target è a 20.095, che rappresenta una resistenza fondamentale per la conferma della strategia long di oggi. Mentre poi andremo a individuare altri tre livelli, uno intorno a 20.175, ma qui l'altro sistema che ho mi dà anche 20.195, quindi diciamo l'area intorno ai 20.200, poi l'area intorno ai 20.350 e infine l'area intorno alla massima oscillazione di oggi, che è 20.430. Vedete qui il nostro volatility average range mi dà un'estensione massima di rialzo a 20.430 punti, quindi sotto il quinto target, che secondo me non sarà raggiunto anche nel caso di un'estensione abbastanza forte del rialzo di oggi. La cosa importante da dire è che questa tendenza al momento è confermata, anzi Manuela, rafforzata per la seduta di domani, perché i titoli in tendenza long passerebbero dal 67% del paniere a 73%, i titoli in tendenza short dal meno da 13,6 a 6, i neutrali da 18,9 a 29, per un netto quindi che passa da 53,9 a 67,2%. Quindi al momento mi sento abbastanza tranquillo mantenendo queste posizioni, perché dovrebbe questa tendenza mantenersi anche nelle sedute successive. Ricordiamo comunque che alle 10 c'è l'indice IFO che ci aspetta, e quindi potrebbe esserci qualcosa sul DAX, anche il DAX poi lo riprendiamo, balla sulla linea del long, e alle 14.30 i beni durevoli in America. Ok, allora intanto giustamente tra 2 minuti guardate nel nostro calendario le aspettative di business tedesco, intanto visto leggermente, le aspettative sono viste leggermente in rialzo, 93,7 rispetto al 91,4 della rilevazione precedente, la valutazione dell'attuale situazione tedesca 85, anche qui in rialzo rispetto all'81, e l'IFO sulla fiducia delle aziende in Germania 89,3. Il rialzo rispetto all'86,2. A questo punto, Sergio Piovini, arrivo da te peraltro con una domanda che ci porta direttamente sia ai dati macro sia all'interrogativo che abbiamo scritto in sovrimpressione. Un amico dice: ma non pensate che anche se in questo momento i mercati stanno dando indicazioni diverse rispetto alle notizie, prima o poi invece le seguiranno a ruota? Cioè il senso è, se le notizie continueranno a essere ancora a parte negative, però insomma a dare incertezza sui mercati, prima o poi i mercati le recepiranno tali? Cioè Sergio, dicevamo prima, ma dati macro, notizie, mercati stanno procedendo su binari paralleli o si stanno incrociando in qualche modo? No, evidentemente Manuela, no, in questo periodo, perché come vediamo i dati macro sono alquanto deludenti e lo saranno ancora per un certo periodo. Evidentemente i mercati stanno procedendo in un binario completamente diverso, supportati da cosa? Dalla fortissima liquidità immessa dalle banche centrali e da tutti gli interventi che hanno fatto finora, più tutto quello che hanno fatto i governi, soprattutto quello degli Stati Uniti e anche i governi europei e non solo, e anche quelli asiatici. Per cui i mercati finora si fidano, tra virgolette, delle manovre che hanno messo in campo, ed anzi addirittura con senso contrarian a volte si aspettano delle, come dire,
della negatività dal punto di vista dei dati macro per spingere la banca centrale ed è l'aspettativa appunto per entrare in settimana banca centrale della Fed di mercoledì, sì, che intervengano ulteriormente con ulteriore liquidità e ulteriori stimoli. Per cui i mercati ragionano fino a questo punto, fino a questo momento, soprattutto per la fortissima liquidità immessa e non tanto per ora e finora sui dati macro. Poi prima o poi ci sarà un raccordo comunque di tutto ciò, Manuela, ma non è questo quello che stiamo vedendo finora. Ok. Nicola Para, anche a te la stessa domanda, peraltro vi interrompo quando vengono pubblicati i dati tedeschi, così almeno li vediamo insieme. Nicola. Volentieri, Manuela, visto che è proprio il tema di questa prima tavola rotonda della Trading Week, e per rispondere alla domanda cerco di essere veloce, bisogna toccare secondo me tre punti fondamentali. Punto primo, i mercati sono sempre più veloci nel andare a scontare in anticipo una situazione futura prevedibile sull'economia reale. Che scontino in anticipo le cose che poi accadranno sull'economia reale lo sappiamo già. Stanno diventando sempre più veloci. Non ci dimentichiamo che quando nel mondo è scoppiata la pandemia e dalla Cina si è poi diffusa in tutto il globo terrestre, i mercati hanno iniziato a crollare. Scusami Nicola, guarda, perdonami, poi ti faccio continuare. Abbiamo l'indice IFO, guardate, proprio appena uscito in diretta, l'indice IFO sulla fiducia delle aziende in Germania 90,5, guardate, è addirittura in aumento rispetto al consensus, che era di 89,3, che già era in rialzo rispetto all'86,2 della rilevazione precedente. Ecco Nicola, aggiungiamo anche questo dato, così almeno poi puoi eventualmente insomma aggiungere rispetto al... Ecco, guardate che stanno uscendo anche gli altri, perdonami Nicola, poi ti ridò subito la parola. La valutazione dell'attuale situazione tedesca, 84,5. Ecco, qui siamo in rialzo rispetto al dato del mese precedente, però leggermente sotto il consensus, e le aspettative di business tedesco, 97. Beh, qui siamo nettamente in rialzo, 91,4 era il dato precedente, 93,7 gli analisti, insomma, quanto avevano previsto gli analisti. Prego Nicola, riparti pure. Doveroso, Manuela, perché sono dati importanti da mostrare e dare in diretta quando appena escono, come fate sempre. Sì. E dicevo, Manuela, quindi i mercati hanno da febbraio, dal 20-21 febbraio, scontato in anticipo questa crisi Covid che ovviamente sta rallentando l'economia. Non ci dimentichiamo che gli indici mondiali hanno fatto chi poco più, chi poco meno, un meno 40% di performance nel giro di un mese. È una performance negativa che, fatta in così poco tempo, non era mai stata realizzata nella storia dei mercati finanziari da questi indici. Penso al DAX, penso all'S&P 500, Eurostox e Nasdaq. Quindi hanno velocemente e in anticipo scontato, con quello che è un cigno nero, una cosa mai avvenuta nella storia dei mercati, hanno scontato questa crisi, quindi hanno fatto un meno 40%. Sì. Quali sono le distanze oggi dai massimi pre-crisi Covid? Ho fatto un breve calcolo e me li sono calcolati prima della diretta. Sì. Il DAX è ancora a meno 7, l'Eurostox a meno 14,5, l'S&P 500 ovviamente più forte, come sempre, gli americani sono più forti, meno 5,5%, l'unico sopra è il Nasdaq, più 7,5%, e poi abbiamo il FIB, il nostro piccolo FIB, a meno 18,5%, non ho contato i dividendi, se no la performance sarebbe stata meno negativa, lo stacco dei dividendi non lo sono andato ad aggiungere, e Dow Jones è a meno 10,5%, quindi i mercati sono ancora sotto i massimi pre-crisi Covid, tranne il Nasdaq per ovvi motivi che è un paniere tecnologico, ovviamente al suo interno ha tutte aziende tecnologiche, high tech, che molto legate al mondo di internet, che al contrario con il lockdown addirittura beneficiato, certo, della crisi. Certo. Abbonamenti Netflix, su Amazon abbiamo comprato di tutto, persino la carta igienica, l'acqua, quindi giustamente
dato che le aziende che fanno parte del Nasdaq hanno beneficiato della crisi con margini utili e performance migliori sul mercato reale, sull'economia reale, anche il Nasdaq giustamente è l'unico paniere che si trova al di sopra dei massimi pre-Covid. Quindi analizzando la situazione in un'ottica, diciamo, più allargata, guardando non quello che sta succedendo nella salita degli ultimi 4 mesi, ma rapportandola in funzione dell'enorme veloce crollo di febbraio-marzo, forse l'economia e reale, i mercati finanziari non sono così lontani. Ok. Questa era solo la prima motivazione, Manuela, magari la seconda e la terza le aggiungo dopo. Certo, dopo ci torniamo, assolutamente è importante magari partire proprio da questa prima motivazione per chiedere la stessa cosa a Gianluca Braguzzi, che può inserire eventualmente altri elementi. Sei d'accordo con Nicola? E se sì, insomma, in che modo poi potrebbe cambiare anche la situazione, non dico magari in agosto, ma con l'autunno, perché poi l'autunno sembrerebbe essere il periodo un po' più temuto proprio per possibili cambiamenti, no, nel panorama che abbiamo dei mercati. Sì, sono assolutamente d'accordo con Nicola, sembra che siamo in team, ma non lavoriamo insieme. Però vorrei aggiungere una cosa, nel senso che non dobbiamo nemmeno andare per luoghi comuni, nel senso, adesso provo a condividere anch'io lo schermo. Va bene, proviamo a vedere. È vero che siamo nell'era della dominazione monetaria e quindi sono le banche centrali con le loro manovre di liquidità che a fronte di un mercato obbligazionario che non offre soluzioni, lascia pochi spazi per un sistema bancario e finanziario che ha difficoltà, soprattutto in Europa, a erogare all'economia reale, come alternative remunerative resta veramente poco all'equity. Però se andiamo a vedere i dati macroeconomici, sì, non sono poi così disastrosi, nel senso che vediamo, voi vedete adesso i dati? Assolutamente che... sì, stiamo vedendo il calendario macro. Allora, sono disastrosi, intanto... ok, sono d'accordo con te, però dobbiamo tenere presente, ma ti aggiungo io questo tassello, poi dimmi tu Gianluca, che chiaramente sono ancora dati che si riferiscono alla riapertura di tutto, insomma, siamo riemersi tutti quanti dal lockdown, prego. Sì, però vorrei farti presente, per esempio, un dato che io reputo piuttosto significativo, è chiaro che poi adesso mi aspetto conferme dal fronte occupazionale, che secondo me è sempre la base di qualsiasi ciclo economico sano, soprattutto dal punto di vista della polis. Però da un punto di vista dei dati, se noi andiamo per esempio a vedere l'indice dei direttori degli acquisti, che è un altro punto di partenza dei cicli, noi vediamo una cosa interessante, che questo 50 della Germania ha battuto le attese che erano 48, ha battuto il precedente 45,2, ma se allarghiamo la finestra noi andiamo a vedere che questo qua è un dato migliore di tutto il 2019, quando il Covid non c'era. Quindi dobbiamo anche stare attenti a non cadere in un eccesso di pessimismo, perché se è vero che l'autunno ci porta delle incognite, è anche vero che abbiamo alcuni dati che non solo hanno recuperato il pre-Covid, ma addirittura lo stanno battendo. Non dimentichiamoci che il 2019, soprattutto nella seconda parte, in termini di dati macroeconomici, era già in fase calante, con dei PMI che erano ben sotto la soglia 50, che è quella che determina la cosiddetta recessione, soprattutto se confermati per 3 volte, ma addirittura in qualche caso erano appena sopra 40 e qualche volta anche sotto 40. Quindi vedere un dato come questo tedesco a 50 ci deve fare stare attenti, appunto, a non cadere nei luoghi comuni. Okay. E poi ce ne sono tanti altri, non voglio stare a tediarvi con tutti i dati che sono usciti con segno verde, certo, ma sono tanti i dati che sono meglio del pre-Covid. Okay. Allora, meglio del pre-Covid. Ecco, ma Gianluca, però tu dicevi giustamente, così poi passo la parola a un altro relatore, che ti aspetti però delle conferme, sei d'accordo col dire che bisogna, insomma, prendere con le pinze questi segnali proprio perché arriviamo da un periodo di chiusura, o invece è relativa anche questa analisi, mettiamola così? Manuela, io come ho appena premesso, se non riparte l'occupazione, okay, no? Certo, qui abbiamo un 16.197 K
di richieste di disoccupazione continua, se apro su questo la finestra dei precedenti, tu vedi che impennata abbiamo avuto. Quindi è chiaro che se non avremo delle conferme entro i prossimi, da qui a fine anno, diciamo, dove avremo un po' più di tranquillità sul fatto che il Covid se n'è definitivamente andato e non solo in alcune zone, ma un po' ovunque, è chiaro che tutto il resto dei dati tenderà a doppiare. Ci potranno essere delle finestre di appetibilità sui segmenti che si avvantaggiano da questa situazione grave e complicata che abbiamo vissuto, ma complessivamente, se non si allarga la finestra occupazionale, tutti gli altri dati sono destinati di No, nuovo a andare indietro. esatto. Beh, certo, perché poi a cascata, no, ci sarebbero tutta una serie di ripercussioni. Intanto, Sante, do la parola a te anche perché è arrivato un messaggio rivolto a te. Gianni scrive: straordinario il commento e segnale di Sante Leone stamattina. Va bene, quindi insomma io vi leggo anche i messaggi che arrivano semplicemente di saluti o di apprezzamento rispetto al lavoro che fate. Allora, Sante, ecco, Gianluca diceva, così ritorniamo sul tema, anzi approfondiamo ulteriormente il tema portante di questa tavola rotonda. Ma insomma sì, alcuni dati naturalmente sono peggiori del pre-Covid, altri meno. Già Nicola Para, come prima riflessione, ci ha detto che ci sono dei comparti, e questa non è una novità, che hanno avuto una spinta propulsiva. Bisognerà vedere se poi tutto si consoliderà. Tu credi che anche parlando di settori, di comparti come quello tecnologico piuttosto che delle vendite online, il trend continuerà, potrebbe continuare, quindi di conseguenza beneficeranno anche i titoli relativi, no, in borsa ai comparti di riferimento? Ma io penso due cose. La prima, per collegarmi con quanto ha detto prima Nicola e poi anche Gianluca, il fatto della correlazione che ovviamente c'è tra l'effetto Covid, che è un effetto, è un problema mondiale, ed è diventato, aggiungerei, un problema mondiale non quando lo abbiamo vissuto noi in Italia e in Europa, ma dopo. Perché se andiamo a vedere una statistica delle aree colpite da picchi, sono molto di più a livello mondiale adesso che non quando eravamo noi in piena pandemia. Quindi il mercato, secondo me, che cosa si aspetta, per concordare con quanto detto prima dai miei colleghi? Si aspetta adesso è frenato dal fatto che questa problematica Covid, che influenza ovviamente l'occupazione, influenza il turismo, gli aerei che circolano di meno, le merci, diminuisca, ma diminuisca a livello mondiale. Per cui questi picchi, questi contagi che raggiungono ogni giorno un record a livello mondiale, frenano il mercato. Non frenano, e molto oculata l'osservazione sul Nasdaq, la tecnologia, perché chiaramente, come diceva Nicola, abbiamo comprato di tutto su Amazon, anche la carta igienica, però attenzione, questo fenomeno si smorzerà, a mio parere, quando il fenomeno non diventerà più così mondiale, cioè quando avremo raggiunto il picco a livello mondiale e cominceremo a scendere. Ecco che allora tutti gli indici cominceranno a salire e probabilmente gli indici come il Nasdaq cominceranno a scendere. Quindi vedremo una sorta di, come si dice, testimone che passa dai mercati più tecnologici, secondo me, ai mercati più tradizionali. Per cui andremmo così a completare il cerchio con quei gap che restano ancora da colmare tra l'8% e il 18% sui mercati tradizionali, e il Nasdaq che quantomeno dovrà darsi una calmata, perché non credo che un sell on news di quelli proprio classici sul Nasdaq a pandemia, spero finita il prima possibile, o comunque sotto controllo, ecco, diciamo così, a pandemia sotto controllo, non sia da sottovalutare. Ottimo, certo, Sante. Allora, Sergio, guarda, c'è due cose per te, così almeno le uniamo. C'è una domanda, ce ne sono di più, poi dopo arriviamo anche su alcuni market mover che ci chiedono altri amici. Però seguendo questo ragionamento, quesito, scrive questo amico, gli istituzionali stanno procedendo a una rotazione settoriale o proseguono a mantenere posizioni solo in quelle società che hanno beneficiato del lockdown, vedi il Nasdaq, quindi è assolutamente inserito nel discorso che stavamo facendo. E quindi con te, prima rispondiamo a questa domanda, insomma, dimmi anche la tua rispetto agli interventi precedenti, però poi direi, visto che noi abbiamo sempre la nostra
classifica, diciamo così, no, di titoli, il nostro ranking del FTSE Italia Star. Quindi chiaramente parliamo del FTSE Italia Star, però andiamo a capire quali settori effettivamente in questo momento stanno meglio rispetto ad altri, no? Selezionando proprio alcuni titoli. Il collegamento mi sembra azzeccato, non so se sei d'accordo. Poi dopo, insomma, anche se facciamo un volo di qualche metro in là rispetto al Nasdaq, però insomma siamo sempre nel tema dei settori che hanno maggiormente beneficiato di questo periodo. Sì, sicuramente sì, Manuela. Allora, io direi questo: ci sono dei settori tecnologici che hanno, come dire, beneficiato proprio della chiusura del lockdown per quanto riguarda alcuni titoli specifici, però ci sono all'interno proprio della tecnologia delle macro aree che si stanno spingendo molto da tempo e che hanno con questo effetto avuto come un catalizzatore, quindi si sono, come dire, accorciati di tantissimi, direi addirittura di anni, alcune modifiche e strutture che noi avremmo visto in tempi molto lunghi. Allora direi, passata questa forte impennata del Nasdaq a breve, che probabilmente ha bisogno assolutamente di essere, come dire, riportata in termini un po' più normali, e abbiamo visto da qualche settimana sta avvenendo qualche tentativo di rotazione di settori per passare su settori un po' più, tra virgolette, più tradizionali. Abbiamo visto il Nasdaq cedere qualcosa, lo Standard & Poor's 500 per almeno la settimana scorsa, però credo che passata questa fase di alte quotazioni di tantissimi titoli, credo che però resteranno questi forti catalizzatori anche nel prossimo futuro. Per cui, per citare alcuni settori all'interno della tecnologia, l'intelligenza artificiale, i big data, per dare alcuni nomi, e sui quali io mi sono concentrato nell'andarmi a ricercare i vari titoli, oppure il cloud, la digitalizzazione delle aziende, che c'è tantissimo bisogno, e come alla cyber security, per non parlare del 5G, tutti questi settori qua rimarranno comunque trainanti anche nel prossimo futuro. Per cui, attenzione, all'interno di questi settori tantissimi titoli hanno corso molto, quindi magari nel mese di agosto, in questo periodo, qualche piccola fase di storno, di quotazioni ci sarà sicuramente. A dire la sincera verità, me lo auguro, perché vorrei mettermi in portafoglio qualche titolo in più rispetto a quello che ho, ma credo che saranno ancora trainanti per i prossimi mesi barra anni. Per cui, insomma, al netto di un possibile rotazione di portafoglio per avvantaggiare settori che hanno più sofferto nei mesi precedenti, come diceva prima Santeleone, però al netto di questo direi che alcune aree tenderanno ad essere molto trainanti anche nel prossimo Ottimo futuro. Sergio, allora ci fai vedere un flash, poi magari ci torniamo dopo nel prossimo intervento del nostro ranking FTSE Italia Star per vedere sul FTSE Italia Star, che poi in realtà è una classifica che non comprende solo titoli del listino dell'All Star, però insomma andiamo a vedere chi si posiziona ai primi posti, giusto per stare sul tema dei comparti, dei settori. Sì, qui siamo evidentemente comunque, Manuela, in un mercato tra virgolette limitato Certo. all'interno del nostro paese e all'interno di capitalizzazione, perché il discorso che facevo prima ha un occhio di riguardo, volente o nolente, verso gli Stati Uniti, sulle grandi società della tecnologia, che non sono le solite fang, per capirsi, quindi Facebook, Amazon e compagnia bella, che questa settimana daranno addirittura il trimestrale, ma un substrato di società di media capitalizzazione che stanno diventando estremamente molto interessanti sulle varie aree che ho citato prima. Comunque, per andare nella nostra classifica, questa settimana i titoli più forti che rilevo sono sostanzialmente Banca Sistema, Digital Bros, entrano di nuovo CERVA ed Information Solution, Landirent e Bima, rimangono nella classifica precedente EMAC Unieuro, entra di nuovo Tinexta. Poi abbiamo BS che rimane, De'Longhi entra in classifica fra i primi 20, Banca Popolare di Sondrio, Tesbet, Italy Immobiliare, Sesa, Sestgetters entrano nella nuova classifica, Amplifon, Anima Holding sono della classifica precedente, Reckitt, Equita Group ed ERG entrano nella nuova classifica. La classifica, ripeto anche per gli ascoltatori, viene formulata in base a due sostanzialmente elementi, quindi gli acquisti che vengono effettuati sul mercato su tre time frame diversi, quindi di medio
medio breve periodo, il brevissimo periodo, e anche dai volumi in acquisto nelle ultime settimane. Quindi più volumi in acquisto e più trend a rialzo denotano quali sono i titoli più forti in questa fase. Ottimo. Allora Nicola, giro a te un'altra domanda di un telespettatore, Alfredo, e poi naturalmente se mi vuoi dare il secondo spunto che abbiamo lasciato in sospeso prima. Cosa ne pensate del gold a questi livelli, mai visti del resto, $100 in pochissimo tempo? Beh, l'oro, sempre al centro dell'attenzione, ha superato i $1,900 l'oncia, insomma, chiaramente parliamo di massimi. Sì, parliamo, direi, di poter festeggiare oggi insieme a tutti voi il nuovo record storico dell'oro. Non vorrei sbagliarmi, però aveva già fatto settimana scorsa il record in quotazione in euro. Nella quotazione in dollari direi che in questo momento mi pare il record precedente fosse $1,921-1,922 all'oncia, l'abbiamo battuto, quindi siamo su nuovi massimi assoluti. Sono sempre stato, Manuela, un fan dell'oro negli ultimi mesi, da tantissimo tempo, già da novembre scorso, e l'impostazione rimane indiscutibilmente continuamente rialzista. È banale dirlo adesso che sta strappando al rialzo in maniera molto forte, con le ultime 6 candele giornaliere, 7 candele giornaliere. Ecco, vediamo il grafico dalla regia per favore, così seguiamo anche l'andamento dell'oro. Prego Nicola, vai. Sì, se vuoi guarda, lo condivido. Ah, va bene, allora condividi il tuo, perfetto, così lo vediamo. Dovreste vedere il grafico dell'oro. Io qui ho il future front, scadenza corta di agosto. Stavo dicendo, è banale dire che l'oro è assolutamente impostato al rialzo. Ci sono 7 candele di forte espansione rialzista nelle ultime 7 giornate, e quindi mantiene assolutamente un'impostazione long. Bisogna solo, nell'operatività a mio avviso, cercare ingressi a favore di trend a rialzo sull'oro, e sicuramente con un mercato che sale da 4 mesi ma entra in una fase estiva, pochi volumi, pochi operatori, si alternano giornate sopporifere a giornate nelle quali magari arriva un operatore grande, grosso, e ci mette poco a spostare gli strumenti finanziari proprio perché i volumi sono ridotti. Quindi in un periodo tipicamente estivo, se c'è anche qualche tensione in più, qualche piccola presa di beneficio, qualche veloce ribasso sui mercati come spesso accade d'estate, l'oro potrebbe ulteriormente beneficiare di questa situazione, quindi salire ancora di più, quindi assolutamente long. Faccio una piccola, una piccola nota su cos'è e quando c'è un mercato estivo. Tipicamente tra le scadenze tecniche mensili delle opzioni di luglio-agosto. Sì. Prendo anche il calendario così lo vedete. Sì. L'ultima scadenza tecnica mensile delle opzioni è stata il terzo venerdì del mese, come sempre, a luglio, quindi il 17. Siamo quindi dunque già da una settimana piena passata in pieno mercato estivo, e tipicamente ci restiamo fino alla scadenza tecnica mensile, che tipicamente viene un po' saltata dagli operatori, di agosto. Quindi vado avanti sempre nel calendario, terzo venerdì del mese, il 21 di agosto. Quindi fino al 21 di agosto il mercato avrà queste caratteristiche di pochi volumi, pochi scambi, mercato molto lento oppure all'improvviso velocissimo, fino al 21 di agosto. Okay. Dopodiché un forte ritorno ai desk da parte degli operatori avverrà quest'anno il lunedì 24 agosto. Ok, quindi diciamo mercato che potrebbe dare dei segnali un po', voglio dire, dei movimenti repentini fino a quella data lì, no? Quindi da tenere particolarmente monitorato. Allora, io Manuela consiglio sempre di andare al mare fra la terza scadenza, la scadenza mensile di luglio e quella di agosto, è il miglior periodo per approfittare di fare un po' di ferie e riposarsi. Ok Nicola, allora ci sono un po' di domande, vediamo, adesso ne giro una a Gianluca Braguzzi. Di Alberto, i petroliferi potrebbero essere privilegiati alla fine dell'era Covid? Gianluca. Dopo aver visto il petrolio a zero,
c'è stata già una ripresa. Il discorso dei petroliferi è un discorso su cui io andrei molto cauto. È chiaro che ci sono aziende che operano anche collegando il petrolio al gas naturale, queste certamente le preferisco. Sì. Sul solo oil continuerei ad essere abbastanza cauto, anche se ovviamente in uno scenario di ripresa poi parteciperà un po' tutto, perché non dimentichiamo che superati certi livelli qua si entra definitivamente nella bolla dove poi sale tutto e gli operatori andranno a cercare le cose che non sono proprio stati in grado di partecipare alla prima fase, se così si può dire, più razionale dei movimenti. In quel momento parteciperanno anche eventualmente i petroliferi puri, però non è certo il mio settore preferito. Ok, quali settori preferiti? Allora, scusami, mi sorge spontanea la domanda, vuoi evidenziare per i nostri telespettatori? E è chiaro che in un periodo come questo, quello che è stato detto prima sul tecnologico mi vede pienamente d'accordo, e poi ci sono ancora delle opportunità nel settore farma, nel settore biotech. Non necessariamente collegate a questa ipotesi di vaccino pompata in grande stile in tempi assolutamente non congrui dal punto di vista scientifico e anche per la mutevolezza di cui parlano molti esperti di questo virus, ma quanto in generale perché ci sono ricerche avanzate in altre patologie che comunque rendono il settore sempre molto, molto interessante. Poi c'è anche sicuramente il discorso minerario, anche se proprio oggi alcuni titoli del settore aurifero hanno raggiunto il target, infatti tra 1960 e 2000 ritengo che non sia certamente uno strumento da shortare perché il trend è fortemente long, però qualche rischio nel breve, raggiunti certi target che sono ormai molto vicini, ci potrebbe essere, quindi per chi è dentro, ok, ma chi deve entrare in questo momento qualche cautela, soprattutto nel peso dell'intervento, deve averla. D'accordo, allora c'è una domanda per Santeleone e poi una domanda per Sergio, quindi prima torno da Sante. C'è Angelo che scrive: complimenti a Sante, da un po' che lo segue ed è sempre preciso nelle sue analisi. E poi c'è anche un messaggio di un altro amico, Francesco, che scrive: ottima tavola rotonda, ottimi relatori. Quindi insomma, comprendiamo tutti quanti. Liano chiede: ho diverse azioni Bami a 1,42. Che cosa consigliate? Tenere, Sante? Forse puoi cominciare a rispondere tu. Allora, un attimo, devo prendermi il grafico. Sì, intanto lo metto anch'io, guarda Sante, così tu Sì, perché segui. questo non posso No, condividerlo. no, no, lo faccio Ci vedere avevo io, fatto nessun una. problema, nessun problema. Allora, ecco qui il grafico daily, poi dimmi tu Sante se preferisci un grafico settimanale o mensile. Allora, sarebbe interessante capire a che prezzo di carico ce le ha queste A azioni. 1,42, 1,42 l'ha Ah, scritto. quindi Siamo a siamo lì. 1,40. Eh sì, eh sì. È entrato da poco probabilmente perché siamo sui prezzi attuali, adesso stiamo a 1,40. Innanzitutto guardo velocemente se sta nella mia lista dei Sì. titoli da evitare, ma penso di Ah no. già, giusto che noi facciamo sempre anche i titoli da cui stare alla larga. Vediamo, ecco, intanto dici questo. Adesso No, al stiamo momento vedendo la è spalla di impossibile. Sante, magari ecco, quando si riposiziona lo rivediamo. Possiamo mettere a pieno schermo il grafico di Bami che il nostro amico ci chiedeva, insomma. Ecco, no, non risulta in quelle da No, eliminare, non ok? risulta, al momento è abbastanza stazionario, anzi ti dirò, per oggi è impostato al momento negativamente, però potrebbe poi riprendere la salita da partire dalla seduta di domani, un po' in linea con quello che abbiamo detto sul FIB. Sul grafico giornaliero in questo momento è poggiato sulla media mobile a 20, esponenziale a 20 periodi. Per cui diciamo che è un supporto abbastanza importante per quanto mi riguarda. Nel caso in cui dovesse lasciarlo, il successivo supporto lo vedrei a 1,33, rotto il quale comincerei a essere molto negativo sul titolo, per cui 1,33 sarebbe il mio livello di stop loss per quanto riguarda oggi, oggi, domani, insomma, nel brevissimo periodo. Da tenere presente che gli oscillatori miei proprietari, quelli che uso normalmente per settare il FIB, sono al momento tutti negativi, per cui al momento non ci sono indizi che possano
far pensare a un immediato rialzo, però ripeto, tra la seduta di oggi e la seduta di domani potrebbe cambiare qualcosa. In questo momento anche l'indice, approfitto per dire che siamo andati al target che avevamo indicato a 175, siamo andati vicinissimi perché ha toccato 150, il sistema ha chiuso a 140 in trailing stop, per cui ecco anche che BAMI sta soffrendo sulla base anche di questo andamento adesso un po' negativo del FIB. Se passiamo sul grafico orario, il grafico orario al momento è impostato al ribasso, perché sono stati violati i supporti che avevamo impostato nel raggio di 3-4 giorni, che viaggiavano in area 1,49-1,48, per cui credo che il prossimo da monitorare, il prossimo, sì, supporto da monitorare sia proprio 1,39, okay, e 80. Quindi sotto questo livello sul quale siamo appoggiati adesso probabilmente ci sarà un'accelerazione fino a 1,33, supporto che avevo indicato prima, quindi sarei un po' prudente, lo terrei d'occhio. Prudente, prudente, certo, assolutamente. Allora Sergio, da te per poi chiudere, perché è già passata un'ora, ma insomma sono tutte tematiche che riprenderemo nei vostri interventi soliti sulle fonti TV, anzi poi ricorderemo i vostri contatti anche. Sergio, un amico chiedeva tra i titoli che abbiamo mostrato prima della nostra classifica, perché dice che ti segue ogni lunedì, ce n'è uno in particolare che consiglia, anche un paio Sergio, però proprio un flash, così almeno rispondiamo anche all'amico che era, aspettate che lo riprendo, Emanuele. Sì, a livello di titoli proprio flash, un titolo che mi piace tantissimo è Sesa. Abbiamo citato prima tutta una serie di settori che possono essere trainanti nel prossimo futuro e lo sono stati nel lockdown, quindi abbiamo Sesa, società che si occupa sostanzialmente di digitalizzazione delle imprese, c'è tanto da fare soprattutto in Italia, è ritornata ai suoi massimi storici, quindi questo dimostra quanto sia sotto i riflettori. Mi dici il ticker Sergio per favore, che lo faccio vedere? Sì, adesso te lo vado a prendere subito. Sì. Perché? Dammi un secondo. Sì, sì, così lo facciamo anche vedere il grafico e poi ripeto, andiamo in conclusione, sì, rubiamo giusto un paio di minuti. Sì. Il titolo è la sigla è SES, ecco adesso SES. Sì. Ok, trovato, perfetto. Se vuoi condivido il grafico, ma non c'è tempo. No, lo faccio vedere io, Sergio, tu raccontaci perché ti piace, allora lo vediamo, vai. Sì, allora intanto è inserito in un settore di quelli che mi piacciono, fra quelli che ho citato prima. Stiamo parlando appunto di quanta necessità ci sia di digitalizzare tutto il processo dell'infrastruttura delle imprese, e questo è uno delle mid small cap italiane più interessante da questo punto di vista. A livello grafico, peraltro dal minimo di marzo, il titolo ha innescato quasi immediatamente un rimbalzo e poi è trasformato in impostazione rialzista ed è ritornato sopra il suo massimo storico da pochi giorni. Quindi titolo interessante, in forza ed inserito in un settore estremamente interessante fra quelli che abbiamo citato all'inizio, che continuo a monitorare e lo saranno anche per i prossimi mesi / anni. Va bene, allora come detto siamo in conclusione, se siete bravi, ma so che lo siete, in 20 secondi ciascuno, ripartendo da Nicola Para, e Nicola so che non abbiamo potuto poi entrare nel dettaglio degli altri spunti, ma insomma lo faremo, magari in 20 secondi ricordate il vostro contatto diretto per i nostri amici che vi vogliono appunto parlare magari più dettagliatamente, poi magari uno spunto, un consiglio, dai, io ve lo chiedo sempre, Nicola, poi andiamo da Gianluca, poi da Sante e chiudiamo con Sergio. Allora vado velocemente in condivisione, così Nicola, sì, Para Trading, eccoli qua, che sia gmail.com o il profilo Instagram piuttosto che YouTube, Facebook, Telegram, e sono i miei contatti al quale potete ovviamente sui social seguirmi gratuitamente. Allora Manuela, guarda, un consiglio generale, visto che c'è un mercato estivo che mi vede da oggi per primo in ferie, quindi avrò un momento di pausa. Un consiglio generale è una particolare attenzione alla size, perché spesso i trader sbagliano size e non si rendono conto di comprare quantitativi enormi di uno strumento e molto più piccoli di un altro senza, come posso dire, in qualche modo equilibrare le cose. Sì. E il gas naturale, il gas naturale, Manuela, perché è l'ultimo strumento che da pochi giorni ho inserito nei miei portafogli di lungo periodo.
massima attenzione allo strumento, perché se si prende l'ETC più tradato al mondo, perdiamo, guarda, il gas ha perso il 20% nell'ultimo anno e quell'ETC ha perso il 50%, sì? Quindi magari se poi mi scrivono, gli posso anche dare consigli su qual è lo strumento ideale da utilizzare. Certo Nicola, grazie. Gianluca? Sì, oltre al mio profilo che è Gianluca Braguzzi appunto su Facebook, ci può essere il sito aziendale che è questo, e poi lì ci sono anche tutti i contatti. E poi c'era una domanda specifica. No, un consiglio, no. Proprio in ultima battuta. Il consiglio sì. È quello di non dimenticarsi che la Fed lavora per sostenere l'economia e le aziende, la BCE ha altri obiettivi che non sono molto chiari spesso, e di conseguenza per quello che riguarda i titoli dove il coefficiente di rischio è sempre molto più alto rispetto al lavoro sugli indici, sugli indici. Il mercato americano per noi è da preferire. Ok, consiglio Sante, Sergio, veloci. Consiglio di operatività? Come volete, assolutamente a vostra discrezione, certo. Sposo quanto ha detto Nicola, attenzione sempre alle sites, l'asset allocation, dovete sempre tenere presente che l'operazione, anche se un'operazione di trading, va sempre vista come una rotella in un ingranaggio un po' più grande che quello che è il vostro portafoglio e il vostro patrimonio. Quindi quello assolutamente, attenzione, okay. Orizzonte temporale. Bravissimo. Poi per quanto riguarda i contatti, mia pagina Facebook la conoscono tutti, potete contattarmi lì, ovviamente con fotografia, nome e cognome, via i profili fantasma. Bravo. Oppure santaleone@gmail.com. Bravo, Sergio, stessa cosa per te, poi vi saluto. Sì, vedo subito il mio contatto, per il momento è la mia email, sergio.pivini@yahoo, poi a breve ci sarà la nuova società di cui avremo modo di parlarne comunque, Emanuele. Come no, certo, assolutamente. Ecco, per quanto riguarda il breve, ritornando al mio intervento iniziale, vedo debolezza sui mercati e poi se andiamo ad inserire anche la riduzione di volumi, come diceva Nicola Para, io direi massima attenzione in questo periodo, quindi se riducete l'operatività oppure chi ha la possibilità se va al mare, quindi condivido il consiglio che ha dato Nicola in questo periodo. I mercati sono sempre lì, non si possono ritrovare poi in qualsiasi momento. Per quanto riguarda poi una view di più lungo periodo, direi fate molta attenzione a tutti quei settori che sono già, come dire, in trend a livello di mercati e quant'altro da un certo periodo di tempo, ma che hanno ricevuto un catalizzatore da questo Covid-19. Alcune abitudini credo che cambieranno, Emanuela, anche per effetto di questo virus. Quindi va bene. Ok, vi devo interrompere perché siamo già in ritardo, ma va bene così. Insomma, la Trading Week è anche questo, tante cose da dire e molte non le abbiamo neanche dette, quindi ci ritorneremo con voi singolarmente. Grazie Santeleone, grazie a Sergio Piovini, grazie a Nicola Pare, grazie a Gianluca Braguzzi per questa prima tavola rotonda che ha inaugurato la prima Trading Week delle Fonti TV. Ne seguiranno molte altre. Grazie mille a voi per la collaborazione. Manuela, 10 secondi, ecco, mi hai fatto conoscere dei colleghi che di nome conoscevo già, ma ho avuto la possibilità di ascoltarli quest'ora insieme e sono molto contento perché il confronto è sempre il miglior carburante per la crescita, quindi grazie e speriamo alla prossima. Ma certo, assolutamente, condividete, bene, ne ero certa, grazie. Allora, ho fatto un po' da manager per i quattro miei ospiti. Allora, peraltro, guardate, insomma, agosto, vacanze, poi da settembre ripartiremo e ci saranno sempre più momenti come questi. Le nostre settimane servono proprio a creare sinergie, che è la parola chiave per superare questo momento interlocutorio. Vi aspetto tra poco con Andrea Cartisano, altro protagonista della nostra Trading Week, che aspettiamo i vostri messaggi.